Sono il più giovane ex deportato politico italiano e anche il più giovane partigiano, regolarmente riconosciuto dal distretto militare di Firenze, perché ho l'anzianità dal 15 di settembre del 43 fino al 1 luglio del 45, quindi sono uno dei partigiani che ha una maggiore anzianità, diciamo, di servizio, partigiano combattente regolarmente riconosciuto dal distretto. Questo è come prigioniero politico, perché gli ebrei ovviamente hanno portato via bambini anche appena nati, quindi. Ma come politico, come Triangolo Rosso, sono il più giovane dell'Italia. Quella della prigionia, del camp, del lager di eliminazione, era una vita talmente strana, dico, adopero questo aggettivo perché non so quale altro, che è impossibile farla capire, proprio è letteralmente impossibile, perché non. Lì non poter essere mescolati in un coacervo di persone, di lingue, di gente di cui solo due o tre di cui potevi fidarti, di amici. Il resto erano tutte persone pronte a venderti per un cucchiaio, non una scodella, per un cucchiaio di zuppa in più o per un pezzetto di pane. Quindi. Era una cosa, io una volta avevo un pezzetto di pane in tasca, va bene, che volevo mangiare con più tranquillità, mi saltarono addosso in una diecina, mi strapparono i pantaloni per prendermi questo, era un pezzettino, forse una fetta biscottata più grande di quello che avevo in tasca io. Va bene, mi saltarono addosso per strapparmi questo, quindi come si fa a rendere l'idea di quella che era la vita nel lager? Il guaio è che per quello che vedo io, purtroppo sarò pessimista, ma sono pochi quelli che vogliono ragionare con la propria testa. È più facile che si facciano trascinare dal branco e che si facciano. Adottino le idee degli altri piuttosto che. Perché andare controcorrente o resistere alla corrente è difficile. Eh? È difficile. Quando sento dire lo fanno tutti, ce l'hanno tutti, a me mi viene il voltastomaco proprio, letteralmente. Ma te lo vuoi? Questo le domando. Lo vuoi veramente tatuarti? Vuoi veramente farti bucare per farti piercing? Vuoi veramente andare a, non so, fare il bullo con uno più debole di te? Se tu lo vuoi, allora vai, ma se tu lo fai perché lo fanno gli altri, allora sei un cretino, ecco, che non hai una volontà tua. Questo è quello che vorrei far capire ai giovani.